Un gradito ritorno dall'anno dopo la pausa Covid del 2019. Eccola la Fiera dell'Agricoltura alla 42esima edizione, una grande festa sia per il Comune che per lo storico Istituto Tecnico Agrario. Il sindaco Oscar Pezzi. Torniamo dopo 2 anni, come diceva lei, siamo entusiasti in quanto dopo la pausa forzata dei 2 anni stiamo dando tutte le forze possibili per far rivivere questo paese con questa fiera, ma dando anche lustro al nostro Istituto Tecnico Agrario, che è un momento di programmazione, un momento di pubblicità, perché no, dello stesso Istituto Tecnico Agrario, che sperando che portiamo studenti, speriamo che molti ragazzi si innamorino di questo istituto, dei nostri laboratori che sono importantissimi e che si mettono sul mondo dell'agricoltura, che è un mondo importante. L'assessore Gaetano Cuzzi sottolinea come l'istituto omnicomprensivo di Alanno sia un fiore all'occhiello per la città. Tutto quello che passa quotidianamente sulla nostra tavola ha a che fare con tutto quello che si studia in questo istituto. Da qui l'importanza della formazione agroalimentare nel nostro paese e nella nostra regione. Entusiasta Maria Teresa Marsili, dirigente scolastica Istituto Tecnico Agrario Alanno. Al momento ci sarà a breve proprio il taglio del nastro e con l'accesso poi a scuola e l'avvio di alcuni convegni che riguardano proprio la tematica del cambiamento climatico e dei lunghi periodi sia di siccità che di improvvisa e persistente piovosità che ha generato non pochi problemi. Nel caso specifico questa mattina proprio il convegno sarà dedicato alla peronospora, problema che ha determinato grandi situazioni complesse all'interno dei vari vigneti, non solo abruzzesi ma in tutta Italia, per cui è un tema caldo di interesse della collettività e di tutti i viticoltori e comunque gli addetti all'agricoltura in qualche modo. E dopodiché questa mattina noi avremo aperti tutti i laboratori della scuola, compresi anche quelli più innovativi che abbiamo avuto modo di rinnovare grazie ai fondi MIUR europei, quindi PON e PNRR, per dare la possibilità anche ai ragazzi di scuola secondaria di primo grado di poterli visitare, e in modo da avviare anche l'attività dell'orientamento. A breve ci sarà anche l'inaugurazione del parco macchine, perché questi fondi ci hanno permesso anche di innovare il parco macchine proprio dell'azienda con delle strutture innovative che guardano proprio all'agricoltura 4.0 e che permettono non solo agli operatori di lavorare in una maniera più integrata sempre sul campo, ma adottando tutte le tecnologie utili a fare il punto della situazione e a prevedere al momento quelle che sono le condizioni di umidità, di fertilità, di necessità del terreno, per poter essere più incisivi sia nelle fertilizzazioni ma anche nell'uso eventualmente della pioggia laddove bisogna intervenire con l'irrigazione e capire bene qual è lo stato vegetativo campo per campo, area per area. E ci sono strumenti che ci permettono di fare ciò, quindi ci sono delle app collegate a dei satelliti, i trattori sono proprio dotati di computer, così come anche un simulatore che è un trattore appunto di simulazione che è stato acquistato per i ragazzi affinché possano avere la possibilità di fare questo tipo di esperienza prima di essere più grandi e di andare realmente in campo. Il simulatore consente di ipotizzare una tipologia di terreno più o meno scosceso o pianeggiante, con diverse tipologie anche di colture e di attività lavorative che permettono di avere una visualizzazione sia anteriormente che posteriormente, quindi immaginando di avere anche un carico al seguito e per poter compiere dei percorsi in campo ma anche in strada. E il sistema dà degli allarmi ovviamente nel momento in cui il ragazzo commette delle infrazioni, per cui adesso diventa tutta un'esperienza quasi di gioco, però verosimile, e quindi li mette nelle condizioni di capire quali potrebbero essere
essere i rischi reali che andrebbero a correre se usassero delle modalità di gestione del mezzo non del tutto consone. E quindi diciamo, questa è una proprio novità che è anche interessante per i ragazzi. Poi c'è l'uso dei droni che permettono anche di osservare il terreno dall'alto e quindi compiere sia rilevazioni tecniche ma anche ottimizzare con dei sistemi particolari quegli interventi necessari sul campo, volti da una parte al risparmio dei concimi, dei fertilizzanti, di ciò che serve e dall'altra proprio ad inquadrare i veri problemi e le necessità del terreno prima di poter procedere nell'attività colturale prevista. Ecco. Cosa è possibile trovare alla Fiera dell'Agricoltura di Alam? Ma innanzitutto macchine agricole, perché la Fiera dell'Agricoltura, quindi andiamo su un parco di macchine agricole nuovissime, importanti, e poi c'è tutto il settore della viticoltura, dell'ovicoltura, ci sono attrezzi, c'è anche fioricoltura, quindi sono tutto ciò che riguarda l'agricoltura, ma abbiamo diversi stand, penso che abbiamo una sessantina, 60-70 stand che possono dare svago anche alla gente che si vuole fare due giornate di passeggiata, visto che il tempo ci accompagna benissimo. Nella cornice poi di Alanno dunque si può unire l'utile al dilettevole. Eh sì, noi abbiamo questo bel centro storico, questo borgo incantevole in cui l'amministrazione comunale ci tiene tantissimo, che tiene sempre in ordine con i nostri monumenti. Abbiamo qui la chiesa alle mie spalle, la chiesa di San Francesco, ma abbiamo a distanza di un chilometro l'altro monumento importante che è la chiesa della Madonna delle Grazie, che sono aperte in questi giorni e che possono essere visitate dai cittadini che ci vengono a trovare. Lei prima ha parlato di giovani che si avvicinano all'agricoltura tra tradizione ma soprattutto innovazione. Sì, innovazione anche perché se facciamo una passeggiata nei laboratori troviamo innovazioni anche nei macchinari. Abbiamo dei simulatori nuovi appena acquistati, ma è importante che i giovani, noi abbiamo sempre i giovani che vanno verso il mare, che vanno verso le scuole del mare. Si sta qualche tendenza, la notiamo, che da Pescara vengono verso l'interno, ma questo deve aumentare questo flusso, perché questo è l'unico istituto non solo della provincia di Pescara, insieme a quello di Scerni, ma questo è l'unico istituto della Vallata che forma giovani importanti nel settore agricolo, che dà anche sbocchi nel futuro universitario, perché gente che qui si è diplomata poi faranno veterinaria, faranno agraria, ci sono anche i dottori per noi, insomma, quindi danno una formazione ottima a questo istituto. La vicinanza alla terra, che è la nostra madre poi. Eh sì, la vicinanza alla terra, ma che è la nostra vita. Senza terra purtroppo non viviamo e quindi io mi auguro che i ragazzi capiscano questo ritorno all'agricoltura, che è importante per tutti, è importante per l'intero mondo. E poi c'è una possibilità in più per i ragazzi dell'Istituto Agrario, Tecnico Agrario, cioè quella di trovare lavoro con più facilità. Eh sì, questo è vero, perché tutti i ragazzi che si diplomano in questo istituto trovano sbocco facilmente, soprattutto oggi che il mondo della viticoltura che sta in un boom enorme, questi trovano facilmente lavoro nelle direzioni delle piccole aziende, ma anche nelle aziende proprie di famiglia. Avere un tecnico diplomato è importante, è molto importante. Presidente, cosa rappresenta questo taglio del nastro? È un taglio molto importante perché dopo 3 anni di attesa finalmente riparte la Fiera dell'Agricoltura dall'anno, la 42esima edizione, nonché un'edizione importante perché se è durata 42 anni vuol dire che la fiera è una tradizione molto importante per il nostro paese ma soprattutto per il nostro istituto agrario. Si parla anche di storia dell'agricoltura in questa fiera? Sicuramente, in 42 edizioni le innovazioni tecnologiche in ambito agricolo hanno sempre segnato questa fiera e anche quest'anno ci saranno bellissime novità che il comparto agricolo riuscirà ad apprezzare. Tra l'altro con la sinergia dell'Istituto Tecnico Agrario, che è un vanto per la città di Alanno. Sicuramente un vanto, anche perché da 160 quasi l'Istituto Agrario rappresenta un'istituzione sia per il territorio, per la Val Pescara, ma anche e soprattutto per il territorio di Alanno, che da tanto ha un bacino fondamentale di periti agrari. Abbiamo visto la presenza anche di diversi esponenti politici, dunque c'è molta attenzione nei confronti di questa fiera. Sì, molta attenzione anche perché il mondo agricolo è in continuo sviluppo, andiamo verso il bio, andiamo verso l'innovazione tecnologica e la politica non può ignorare il mondo agricolo. Siamo con il vice sindaco di Alanno, al quale voglio chiedere perché è stato scelto proprio questo periodo di ottobre, tra l'altro un mese bellissimo a mio avviso.
Sì, è stato scelto questo periodo perché inizialmente la mostra di questo istituto, la mostra agraria, veniva fatta proprio in questo periodo. Poi c'è stato un momento in cui abbiamo scelto di farla in primavera e adesso dopo il Covid abbiamo concordato anche con l'istituto, deciso di farla nel mese di ottobre, anche perché può diventare un momento promozionale per il nostro istituto. Quindi nell'imminente orientamento la scuola ha deciso di rimanere aperto, ci sono tutti i laboratori e chiunque sia curioso può venire e vedere i nostri laboratori proprio fisicamente. Ricordiamo la sinergia tra il Comune di Alanno e l'Istituto Omnicomprensivo. Sì, è una sinergia che dura da tantissimo tempo, noi ce la mettiamo tutta, stiamo cercando di veramente di incrementare il nostro istituto, oltretutto anche a livello nazionale l'Istituto Tecnico Agrario sta riscuotendo molto successo, chi viene all'Istituto Tecnico Agrario all'89% trova subito lavoro appena diplomato.